Trama investigativa di taglio anglosassone, ma di ambientazione tipicamente italiana. È il volume Milioni di Milioni, scritto da Marco Malvaldi, al centro dell'appuntamento conclusivo del progetto Lettura, svolto stamane al Teatro Pirandello di Agrigento. L'iniziativa, coordinata dalle docenti Parello e Scicolone, ha coinvolto i ragazzi del ginnasio Empedocle di Agrigento. Lo studio è stato approfondito sul suo libro Milioni di Milioni, una trama anglosassone ma ambientata nella sua Toscana. Sì, si parla appunto di un giallo da paese chiuso, non da camera chiusa, ambientato in Toscana, un posto dove viene uccisa una persona e ci sono molti possibili assassini, ognuno dei quali però ha un alibi. Quindi per trovare il colpevole serve, diciamo, un tipo di indagine un pochino diversa, basata più sulla contraddizione che non sul seguire una pista. E non è stato più che uno studio, direi un gioco, perché i gialli sono, nella mia vista, sono giochi, sono divertimenti in cui uno contro molti, un autore contro tanti lettori, si sfida il lettore a capire che cosa succede. Approccio linguistico e piacere alla lettura sono due dei contenuti di questo progetto, che fa parte del progetto Lettura dell'offerta formativa della scuola. L'incontro con l'autore, che è ormai appunto una consuetudine formativa irrinunciabile, direi, per gli stimoli che offre, per la curiosità che suscita, anche quest'anno ha visto i ragazzi impegnati in un incontro estremamente interessante, stimolante, motivante con l'autore Marco Malvaldi. In particolare hanno letto la sua ultima produzione letteraria, Milioni di Milioni, che è stata anche un'occasione per conoscere l'autore anche nelle altre pubblicazioni. Il progetto Lettura, con questo incontro, ha illustrato quelle che sono le tematiche legate al giallo, percorrendo un parallelismo tra Camilleri e l'autore Malvaldi toscano. Sì, ma è un parallelismo, tra l'altro, che è dettato anche da ragioni editoriali, nel senso che sia Camilleri che Malvaldi sono scrittori che scrivono per la stessa grande casa editrice, che è una casa editrice siciliana importante come la Sellerio. Il rapporto è particolarmente significativo perché parliamo di due autori fortemente connotati in senso regionale, nel senso che all'interno della loro opera illustrano il luogo in cui vivono, che è il luogo che in realtà conoscono, per cui Camilleri illustra bene l'esperienza e l'atmosfera di Sicilia, così come Malvaldi è un descrittore, quindi scrittore veramente perfetto della realtà toscana, della realtà quella soprattutto dei piccoli borghi, dei piccoli paesi.